Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con il post dedicato al grande schermo. È in corsa per ben 6 premi Oscar, tra cui quello per il miglior film, Il caso Spotlight. Racconta un fatto di cronaca vero, di quelli che non vorremmo mai ascoltare. È l'inchiesta di un gruppo di giornalisti del Boston Globe che svela, nel 2001, una serie di abusi sessuali compiuti da sacerdoti nei confronti di minori, appunto, della diocesi di Boston. Una vicenda dolorosa, in primo luogo, per chi crede, come ci raccontano Walter Robinson, il reporter che per i suoi articoli vinse il premio Pulitzer, e il premio Oscar Michael Keaton, che oggi lo porta sullo schermo, entrambi nella vita cattolici. So che ci sono cose che non può dirmi, ma so anche che c'è una storia che tutti vorrebbero conoscere. Si tratta purtroppo di una drammatica storia vera. Nel 2001 il nuovo direttore ebreo del Boston Globe commissiona al suo team di punta lo Spotlight, quello chiamato a fare luce sui più duri fatti di cronaca, un'inchiesta su alcuni abusi sessuali compiuti da sacerdoti della diocesi di Boston ai danni di minori. Verrà fuori un quadro agghiacciante, una verità coperta dal silenzio di molti, il dolore delle vittime su cui tanti hanno lucrato, a cominciare dagli stessi avvocati che avrebbero dovuto difenderle. Un gruppo di avvocati che trasforma le accuse in una miniera d'oro. L'indagine, il reporter Walter Robinson, che vinse poi il premio Pulitzer, portato oggi sullo schermo dal premio Oscar Michael Keaton. Il film arriva alle coscienze e ai cuori di ognuno in maniera molto più diretta dell'inchiesta originale. Vuoi fare causa alla Chiesa Cattolica? Presenteremo solo un'istanza, ma... Sì. Vado oltre quello che sta dicendo lei. Siamo tutti colpevoli da un certo punto di vista. E perché? Ne abbiamo parlato tante volte sul set. Abbiamo sottovalutato l'accaduto, non abbiamo messo insieme i pezzi. Quando sei un bambino povero di una famiglia povera e un prete si interessa a te, è una gran cosa. Il caso Spotlight, presentata alla Mostra del Cinema di Venezia con un cast di ottimi attori, ora in corsa per l'Oscar in numerose categorie, è un thriller da camera sul modello di Tutti gli uomini del presidente. Ci va giù molto duro. Racconta fatti realmente accaduti e forse l'unica cosa che manca è un punto di vista in qualche modo interno alla vicenda della stessa comunità cattolica che, come si accenna anche nel film, è rimasta certamente colpita e duramente ferita da questi drammatici fatti, come Keaton e Robinson, entrambi nella vita cattolici. Non penso di essere un buon cattolico, alcuni lo sono, ma io mi sforzo di esserlo, anche se so già che non sempre lo sono. Ma lei ha ragione, come cattolici ci siamo sentiti feriti da quello che è successo. Quale storia vuole che raccontiamo? Perché una la racconteremo. Tutti siamo stati colpiti dai risultati dell'indagine, ma i cattolici sono stati certamente i più traumatizzati. La Chiesa è e resta una parte importante delle nostre vite, e quello che è successo, anche se ha riguardato un numero limitato di sacerdoti, è stato comunque un tradimento della fiducia di chi credeva in loro. Adesso con Papa Francesco e con la pulizia che sta compiendo, anche in questo senso ci sentiamo tutti più fiduciosi e sollevati. Proprio vero, e anche per questo era una storia che andava assolutamente raccontata. Cari amiche e cari amici, vi ricordo la serata di grande cinema in onda oggi su TV 2000. Si comincia alle 21 con un classico assolutamente da non perdere, Angeli con la pistola. A seguire, se volete, alle 23.30 vi aspetto con Effetto Notte, il rotocalco di informazione cinematografica di TV 2000. Incontreremo Gianfranco Rosi in corsa al Festival di Berlino con Fuoco a Mare, ma anche Diego Abbatantuono e Paolo Ruffini. Il post torna lunedì, sempre al termine di TG 2000, arrivederci.